Avezzano a caccia della terza vittoria consecutiva per tentare l'assalto alla vetta della classifica nella settimana che porta allo scontro diretto del Gran Sasso a Concia contro l'Aquila. Al De Marzi arriva un Villa 2015, ultimo in classifica e ancora a secco di vittorie. Torti conferma dal primo minuto Donatangelo in mezzo al campo, con Bisegna alle spalle di Dos Santos e Blanco, preferito a pendenza. 4-4-2 per Vitale, oggi squalificato, con Gianpietro e Alessandro Paravati a guidare il reparto offensivo. L'Avezzano prende subito il centro del ring e infligge il primo colpo dopo appena tre giri di lancetta. L'azione si sviluppa sulla sinistra con Lombardo che serve selle, poi velo di Dos Santos e imbucata di Bisegna per Blanco, che in diagonale sentenzia falso e porta i suoi in vantaggio. Quarto gol stagionale per l'argentino. 5 minuti e il match prende già la via degli archivi con il piazzato vincente di Michele Bisegna, che toglie la ragnatela dall'incrocio e porta l'Avezzano in doppio vantaggio. Il Villa resta ipnotizzato dal palleggio dell'Avezzano, che al 12° va vicino al tris con la percussione di Besana, sulla quale falso risponde di piede. Appuntamento col gol rimandato di appena 5 minuti. Azione sull'asse Donatangelo Dos Santos, buco della difesa del Villa e tocco sotto del brasiliano per il 3-0. Gol numero 11 per Dos Santos. Il Villa non riesce ad alzare il baricentro, l'Avezzano allora controlla agevolmente e chiude i conti nel finale di tempo, ancora con Dos Santos che riceve da Blanco e trova un campanile che finisce per gonfiare la rete. Contabilità aggiornata per il brasiliano, 12 gol e capocannoniere del campionato. Nella ripresa Vitale cambia Paravati per Liguori e i suoi hanno un sussulto al quarto d'ora quando Di Gianfelice atterra in area di Muzio. Nessun dubbio per Pellegrino Di Vasto, che assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Di Giovanni che spara in curva e cestina il gol della bandiera. L'Avezzano impiega un minuto a reagire con Blanco che sfiora la doppietta con una sforbiciata che trova l'opposizione di falso. È l'ultima giocata per l'argentino, che lascia il posto a pendenza, dentro anche Di Paolo per il mattatore Dos Santos. A metà del tempo arriva però il gol ospite con Gianpietro che sbuca da un calcio d'angolo in sacca di testa il gol dell'1-4. Il Villa prova a rimettersi in partita e si fa ancora pericoloso, sempre con Gianpietro che di tacco per poco non beffa Venditti. Tentativi vani perché l'Avezzano la chiude al 33°, ancora su punizione stavolta con Di Paolo che apre la barriera e cala il pocherissimo. 3 punti di platino per l'Avezzano, che approfitta dello stop della Virtus Cupello e si porta al primo posto in classifica alla vigilia dello scontro diretto contro l'Aquila. Mister, allora sono arrivati 3 punti, terza vittoria consecutiva, soprattutto l'aspetto più importante, l'Avezzano al primo posto in classifica e domenica prossima si va all'Aquila da capolista. Beh, sì, abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo, dove abbiamo legittimato il risultato. I ragazzi sono stati bravi tatticamente, tecnicamente, a livello di intensità, di corsa, di compattezza. Non abbiamo mai buttato la palla, abbiamo sempre giocato, iniziato da dietro, per cui sono contento per la prestazione. Oggi ci godiamo questa vittoria e da martedì pensiamo all'Aquila. Mister, l'arrivo di Donatangelo, per la seconda volta titolare, si è dimostrato subito un giocatore che si è saputo integrare bene, no, nella squadra. Sì, ma questo va anche dato merito anche agli altri ragazzi che l'hanno accolto benissimo. È un gruppo eccellente questo, per cui era facile integrarsi quando ci sono bravi giocatori oltre che brave persone, per cui lui è stato, diciamo, agevolato in questo senso. Poi ovviamente ci ha messo del suo col fatto di avere l'atteggiamento giusto sia fuori dal campo che in campo. Commentando la vittoria contro il Ponte Romano, avevi detto proprio ai nostri microfoni che sarebbero stati altri due tranelli, la partita contro il Lanciano e questa di oggi. Possiamo parlare di due esami di maturità superati, no, per l'Avezzano, perché le insidie poi erano molte. Bravo, Lanciano e oggi erano due esami che la squadra ha superato in maniera brillantissima, perché a Lanciano non era facile fare la vittoria. Noi ci siamo riusciti facendo vedere grande compattezza, e se non sei compatto con le partite non riesci a portarli a casa, tenuto conto che il Lanciano è una buonissima squadra. Questo avvalora ancora di più la vittoria. Oggi era una partita tipo Ponte Romano, dove danno per scontato tutto, ma qua di scontato non c'è niente. Di scontato è quando la squadra riesce a indirizzare la partita in una certa maniera. È ovvio che quando tu la indirizzi in una certa maniera, come si dice, le porte si aprono in maniera automatica, no? E quindi bene così, dai. Contenti anche del primo posto, però ripeto, non è adesso che bisogna guardare la classifica, mancano ancora 25, quindi sono tanti punti a disposizione ancora, per cui anche domenica sicuramente è una partita
campanilistica, dove ognuno pensa al proprio campanile, no? Però non sarà sicuramente decisiva, però noi andremo all'Aquila a giocarci le nostre carte, è ovvio. Siamo a commentare questa sconfitta, l'approccio è stato sbagliato alla partita, poi nel secondo tempo potevate riaprirla già con il rigore poi sbagliato da Di Giovanni, poi è arrivato il gol dell'1-4, poi questo 5-1, insomma, come commentiamo questa sconfitta? Hai detto per larghi tratti bene tu, probabilmente abbiamo pagato all'inizio un po' di timore reverenziale, la nostra è una squadra fondamentalmente, sappiamo tutti, è normale che Ravezzano all'inizio con i 20 minuti mi ha impressionato per qualità e soprattutto ritmo, ha messo tanto ritmo, però certamente un po' di timore reverenziale c'è stata e venire poi qua con molti giocatori anche tra virgolette non al 100% della forma, qualcuno sono subentrati nel secondo tempo, sì, secondo tempo siamo andati meglio, il rigore è sbagliato che poteva cambiare più che altro per un discorso proprio di autostima più che altro, però non è Avezzano il campo in cui dovevamo venire a far punti. Certamente continuiamo così, sapevamo e sappiamo il nostro campionato, sapevamo e sappiamo quello che dobbiamo soffrire fino alla fine, non siamo morti assolutamente, i nostri punti cercheremo di conquistarli contro squadre alla nostra portata. Le faccio anche una domanda, in questi casi quando la squadra è all'ultimo posto, le chiedo, c'è la fiducia nell'allenatore, nel mister Vitali? Assolutamente, io personalmente ho tantissima fiducia nel mio staff, in questi ragazzi che stanno facendo dei sacrifici veramente immani. Iniziare la settimana lavorativa dopo una sconfitta, dopo tante sconfitte, non è facile, però loro ci seguono e la domenica cercano di mettere in campo i dettami del mister durante la settimana e questi sono gli aspetti positivi. Appunto, noi personalmente ci crediamo, poi è normale che speriamo che c'è ancora la fiducia da parte della società tutta, quindi, però per adesso la società sta facendo quadrato con me, con il mister, con i ragazzi e quindi speriamo che, ripeto, avremo in futuro anche un po' più di fortuna, che ripeto, oggi non era quella la partita, però nelle domeniche passate purtroppo siamo molto molto a credito.